Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza trimestrale. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Faccio riferimento quindi al blog Mio Radar, al blog Mia Fantascienza, al blog Paleo Contatto. Ciao, benvenuti al Mio Podcasting, episodio 56, stagione 5. Questa puntata parleremo di una bloggata, il cui link lo trovate nella descrizione del file di YouTube, intitolata Riga Conference 2013, What is the Strategic Outlook for the UE? Buona sostanza, qual è la prospettiva strategica dell'Unione Europea in relazione a una conferenza svoltasi a Riga nel 2013. È la traduzione in italiano per gli utenti italiani non dotati di skill linguistici in inglese, capaci di fruire appunto la conferenza online che è rintracciabile in YouTube e linkata nella mia bloggata. Questa conferenza è interessante nonostante sia datata di 7 anni e più. Ci si chiede qual è la prospettiva strategica dell'Europa nel cambiamento dell'ordine globale quando l'Ovest osserva nuovi trends. Una discussione sulla strategia dell'Europa che propone alcune idee che dovrebbero essere considerate. La UE è sufficientemente reattiva alle emergenti scommesse? Quali sono le attuali tematiche che non sono state gestite e che invece dovrebbero esserle? Che cosa si può dire sulla visione strategica di lungo periodo nell'Europa negli anni a venire? La NATO sta implementando una nuova concezione strategica. Che cosa sta facendo la UE? Dell'interessante conferenza di 4 anni fa, di vari anni fa, ormai siamo sui 7 anni fa, tutte le tematiche trattate sono ancora aperte e tra i panelisti purtroppo non c'era nemmeno un italiano. Gli atti del congresso del 2013 sono gratuitamente scaricabili e sono relativi a 4 scenari. Abbiamo la ipotesi dello scenario della frammentazione: l'Unione Europea si muove verso la disgregazione, numerosi default finanziari ed usciti dall'Eurozona fanno detonare un processo di frammentazione. Nessuno dei candidati ad entrare nell'Eurozona si aggiunge alla comunità. La sorveglianza e il coordinamento macroeconomico e fiscale europeo e le loro istituzioni diventano più deboli, bloccate da malcontenti e fermenti interni ai paesi europei. Il costo del finanziamento dei debiti sovrani è crescente e diventa possibile solo in pochi paesi europei. Molti paesi europei fanno default finanziario fallendo i loro obiettivi fiscali e di controllo del debito. Il tasso di crescita declina in tutti gli stati europei, cresce la disoccupazione, crescono i partiti populisti ed anti-europeisti. Parziale frammentazione, nuova complessità in Europa. L'Europa si muove verso una policentricità e multiple direzioni europee emergono. La Grecia ed altre nazioni europee dell'area mediterranea fanno default, la maggioranza dei candidati ad entrare nella UE non si aggregano, la Gran Bretagna lascia la UE e decade il concetto dell'impossibilità di uscita dalla UE, che però non si frammenta completamente. Il controllo finanziario e macroeconomico della UE sono stringenti, l'unione bancaria è completata ma emerge una rete di autorità e non un sistema centralistico. Il costo del servizio dei debiti sovrani si abbassa al minimo mentre i paesi periferici della UE vedono crescere esponenzialmente il costo del loro servizio del debito e non ci sono debiti comunitari. Nel medio termine nell'eurozona si stabilizza il costo di trend dei debiti pubblici mentre nei paesi che hanno lasciato la UE i debiti sono rinominati in una nuova moneta locale. I paesi usciti dall'euro cadono in una crisi economica, ma nel medio termine la svalutazione e l'accesso al mercato unico aumenta la competitività delle merci, generando un forte recupero. I movimenti anti-europei continuano ad essere popolari e rimane alta insicurezza sociale in Europa. Integrazione parziale, più Europa, passo dopo passo.
crisi europea viene gestita ottenendo una maggiore coordinazione e più integrazione europea con una migliore sorveglianza. Non ci sono crisi finanziarie o default, ma i membri UE, anche se tali rischi continuano a persistere. Solo pochi dei candidati dell'ingresso della UE si aggiungono alla comunità europea, sono incrementati i controlli macroeconomici e la BCE continua ad intervenire in larghe politiche monetarie espansive. L'unione bancaria è ultimata, ma persiste nel mercato un reticolo di competenze nazionali e solo una parte del mercato è accentrata sotto il controllo BCE. Il costo del finanziamento dei debiti sovrani rimane moderato, ma non esistono bond europei. Nel medio termine la traiettoria fiscale tra i membri UE diverge. I tassi di crescita della UE divergono tra zero e valori positivi moderati. Persiste un alto tasso di disoccupazione europea. I sentiment anti-europeisti, alimentati dalla carenza di opportunità economiche, provocano insicurezza sociale e movimenti anti-europeisti diventano popolari. Piena integrazione, un'unione rilanciata. L'unione economica e monetaria è completata e la UE rimane aperta a nuovi paesi che vogliono unirsi. Non ci sono disordini finanziari o default tra i membri UE, non ci sono uscite dall'eurozona ed 8 dei 10 candidati UE entrano nella comunità europea. I controlli macroeconomici e fiscali della UE sono stretti, nascono almeno parzialmente gli eurobonds, una parziale condivisione dei debiti sovrani tra i paesi membri. Il costo del servizio del debito sovrano converge nel medio periodo all'area di basso nonostante i diversi ratings. La strategia economica ritorna e nel medio periodo il tasso di disoccupazione diminuisce. I miglioramenti economici sgonfiano i movimenti populisti e anti-europeisti, si alimenta un processo positivo verso una crescente Unione Europea che non ha sentiment negativi nella popolazione. Quali sono le critiche che sono facilmente apponibili a questi atti del convegno? Beh, non si contemplano gli impatti del cambiamento climatico e nel lungo periodo, nei decenni 2020, 2030, 2040 e 2050. Oltre a non esserci nemmeno una parola sulle questioni della bomba demografica africana. È comunque un interessante documento da leggere. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!